Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti al primo incontro dell'anno con il brand Fiat. Oggi noi vi presentiamo le nuove 500 e Panda ibride e direi che la nostra strategia è molto semplice. Allora, primo, lanciamo oggi perché oggi il mercato è maturo e le previsioni confermano un trend di crescita, quindi noi oggi vogliamo entrare, anzi oggi noi entriamo con un obiettivo molto chiaro, che è quello di prenderci la leadership di questo mercato. Secondo, entriamo nel segmento delle piccole cittadine. Pensate che Fiat vende in questo segmento oltre 375.000 auto l'anno. Noi in questo segmento abbiamo il parco circolante più grande ed abbiamo anche la fedeltà più alta nel mercato. Terzo, vogliamo coprire tutto il mercato delle piccole cittadine e per questo per la prima volta entriamo insieme sia con 500 che con Panda. Quale miglior modo per il nostro brand per entrare nel mondo dell'elettrificato? Quale miglior modo se non dalle nostre auto più amate? Signore e signori, le nuove 500 e Panda Hybrid. Allora, eccole qui, le avevate già viste, per la prima volta 500 e Panda insieme e come vi dicevo le abbiamo volute insieme perché sono vetture complementari che quindi ci permettono di coprire abbinate insieme tutto il mercato e tutte le esigenze dei nostri clienti. Sono due modi totalmente diversi, sono due modi di vivere la città, due modi oggi uniti dal nuovo motore mild hybrid della famiglia Firefly. Signore e signori, buongiorno. È con grandissimo entusiasmo e anche un pizzico di emozione che vi presento la prima applicazione Fiat della tecnologia Mild Hybrid. Vi presento il Firefly 1 litro, 3 cilindri in versione aspirata Mild Hybrid da 70 cavalli. È un motore che abbiamo sviluppato per il mercato europeo e in particolare per le nuove 500 e Panda Hybrid che vi mostriamo oggi. Al 3 cilindri abbiamo abbinato un motore elettrico BSG, Belt Starter Generator, da 12 volt di 3,6 kW elettrici di potenza. Il sistema è composto da una batteria convenzionale e da uno switch module che gestisce gli scambi di energia e una batteria agli ioni di litio da 11 Ah. Grazie alla combinazione Mild Hybrid, 500 e Panda offrono comfort e piacere di guida superiore a ogni aspettativa, ma soprattutto riducono in modo importante le emissioni di CO2. Da 21 a 41 grammi meno nel ciclo NEDC2, che significa fino a 13 grammi sotto la media del segmento, e con un risparmio di carburante anche superiore al 30%. Oggi Fiat vuole iniziare questo viaggio a modo suo, come ha sempre fatto, cioè con una soluzione tecnologica ma accessibile a tutti. Allora, accessibile a tutti per noi significa che, per esempio, in Italia, con solo 500 euro di prezzo in più, Fiat dà a tutti la possibilità di comprare un ibrido e di prenderne anche tutti i vantaggi. Allora, capiamo quali sono questi vantaggi. Allora, accesso ai centri cittadini limitati, quindi gratis o a prezzo ridotto. In alcune città non si paga il parcheggio. In molti mercati si ottengono anche vantaggi fiscali. Il Mild Hybrid consuma anche meno. In alcuni mercati essere sotto i 90 grammi di CO2 permette di poter usufruire di incentivi che rendono il prezzo delle nostre vetture ancora più competitivi. Allora, in totale, con una nuova Panda ibrida possiamo arrivare a un risparmio di circa 700 euro l'anno, che per 4 anni, che è il ciclo medio di vita dell'auto, porta il risparmio totale a 2.800 euro. Allora, siccome i calcoli ce li sappiamo fare tutti, io nel primo anno mi ripago largamente il costo della tecnologia e poi nei successivi 3 anni risparmio davvero un sacco di soldi, senza contare che nel frattempo abbiamo inquinato molto meno. Allora,
ovviamente lanciamo la nuova 500 e la nuova Panda ibrida con una bella serie speciale, si chiama Launch Edition. Questa serie speciale ha qualcosa in più, ha un primato nel mondo dell'automotive. Abbiamo realizzato i sedili delle Launch Edition con il filato Sequal. Allora, pensate che per produrre i sedili di una Panda o di una 500 ci vuole 1,5 kg di rifiuti recuperati dal mare, ovvero 60 bottiglie di plastica da 1,5 litri. Allora, prendiamo una cifra tonda, 100.000 auto, 100.500 Panda. Beh, per fare i sedili di 100.000 Panda e 500 ci vogliono 6 milioni di bottiglie di plastica. Sono 18.000 chilometri quadrati di plastica. Allora, questo è l'ibrido secondo Fiat. È un ibrido accessibile, è un ibrido democratico, è facile da usare, è sostenibile, perché no, anche bello, è divertente, sempre con il sorriso compreso nel prezzo, perché Fiat è sempre così. Allora, signore e signori, ci vediamo tutti tra pochi giorni a Ginevra. Grazie a tutti e buona giornata.